Partenza da Piazza Don Angelo Arrigoni, paese Vedeseta. Destinazione torrente fiume Enna. Siamo in Valtaleggio. Ed eccoci al primo cartello indicatore verso le sorgenti dell'Enna, 1:30. Il cane è riluttante a scendere. Avrà capito che ci aspetta una gita di 3 ore? Dopo circa mezz'ora di cammino, la prima considerazione è che il sentiero è prevalentemente pianeggiante e tutto ombreggiato. Da Vedeseta si arriva da qui, sotto c'è un torrente, qua un capriolo gigante e questi cartelli indicatori. Sorgente Enna, 45 minuti. Incamminiamoci. La strada cambia radicalmente da sentiero sterrato, si riempie di ciottoli. Il cane è attirato dall'acqua e quindi andiamo nell'acqua. Cam ci teneva che io scendessi perché guardate cosa mi ha fatto provare. Wow! Bello, vero Cam? Gelata! Come potete sentire dal rumore, a sinistra c'è il torrente. Ci sono diversi punti in cui poter scendere e raggiungere l'acqua, come vi mostra Cam. Vuoi andare giù? Vai! Una lontra gigante. Bravo! Se viaggiate con un cane a cui piace l'acqua, questo è senz'altro un sentiero
che come vedete Cam, che solitamente si trascina, invece rinasce. Sta diventando uno stambecco. Abemus, sorgente Enna. Vieni qua. Guarda che bello. Canfermo. Dopo aver guardato il torrente, ci si inerpica per vedere la sorgente vera e propria.